Ciao a tutti amici camminatori, oggi ci troviamo a Monte Senario e quindi proviamo a fare un percorso qui partendo dal convento di Monte Senario, dove ci si arriva tranquillamente in macchina passando da Fiesole, l'Olmo e poi seguire verso Bivigliano. Quindi parcheggiato al convento, si fa una vista al convento, al panorama, e poi ci sono i percorsi segnati. In questo caso noi abbiamo preso questo percorso che ora ci accingiamo a seguire. Panorami stupendi, bosco incantato e anche a sto giro presenze inquietanti dietro di me che mi seguono a ogni trekking. Chissà, salve! Andiamo a vedere che cosa ci riserva questo percorso. Allora, il nostro percorso parte da qui, praticamente arrivati al convento di Monte Senario, da qui ci guardiamo il convento e poi sulla sinistra cominciamo a prendere il percorso CAI segnato, che ci porta a fare un giro sul monte di circa 4 km, con il quale noi faremo e digeriremo la pappardella. Qui c'è un bel vedere dove appunto c'è un panorama bellissimo. Quindi noi siamo partiti da Firenze, abbiamo mangiato all'Olmo, dall'Olmo con la macchina siamo saliti su a Monte Senario per poi qui farci il giro a piedi. Potremmo fare anche altri giri con qualche chilometro in più, ma oggi era meglio così, avevamo poco tempo, per cui 4 km per digerire e via. Ecco da dove partiamo, guardate che meraviglia, e qui siete tutti, guardate che bellezza. Via, quindi partiamo e vediamo che succede. Quindi, come vi dicevo, stiamo prendendo questo tipo di percorso che in questo caso si chiama Polka 80 Royal. Comunque seguiamo questo percorso. Il percorso per ora presenta queste stradine all'interno del bosco molto molto facili da fare, ma il bosco è davvero incantevole. Davvero incantevole. Ci camminatori di Facebook, rieccoci qui dopo aver mangiato una pappardella stratosferica ai pratoni dell'Olmo, zona Fiesole. Ci troviamo a doverla smaltire. Ecco che siamo arrivati, seguendo la strada per Bivigliano, con la macchina fino al Monte Senario, dove dopo un giro del convento abbiamo intrapreso questo sentiero segnato CAI per smaltire i carciofi fritti e la pappardella al cinghiale. Un bosco incantevole, per ora parte questa salitina, strada agevole e un venticello che ci accompagna. Oggi non faremo tantissimo, ci siamo prefissi di fare dai 6 agli 8 km, giusto per tenerci in forma. Bosco stupendo, aria fresca, e con questo vogliamo festeggiare. Con questa giornata vogliamo festeggiare la ripartenza, con la speranza che tutti i lavoratori possano tornare a lavorare e che tutta la situazione si possa un po' risistemare per tutti. Nel frattempo, visto che siamo in cassa, ci godiamo questo hobby che, oltre ad essere un hobby, ci dà anche la possibilità di rimanere in forma. Guardate che meraviglia! Ora, appena troverò qualche scorcio più interessante, ci rivediamo.
Amici, il percorso si fa sempre più bello nel bosco, perché guardate qui, è un bosco veramente a tratti fitto, e invece a tratti poi si scoprono questi raggi stupendi che riescono a penetrare all'interno. Percorso molto agile, aria fresca, è davvero molto molto piacevole. Guardate qui che meraviglia, qualcuno direbbe guardate che bellezza, tranne le presenze che salve. Ora facciamo un attimo di silenzio, sentite qui. E guardate poi dal bosco all'improvviso ci ritroviamo in uno slargo così meravigliosamente verde, aperto. Guardate che meraviglia. Per poi ritornare sulla strada maestra e riprendere il cammino. Praticamente stiamo scendendo il Monte Senario, ci circunnavigando, ma non siamo nella nave, siamo a piedi, quindi stiamo facendo un giro intorno al convento. Guardate che bellezza, guardate qui, ora lì c'è un'indicazione, andiamo a vedere, ci sono sempre le solite presenze che non si capisce bene, ecco con la manina che salutano, e guardate qui che bellezza. Poi si esce dal bosco, guardate lì, che bello, aria, siamo usciti dal bosco per trovarci in questa distesa. Andiamo a vedere che dicono le indicazioni, per capire un po' quanto ci vuole per ritornare su, siamo appena a circa 4 km. Dal punto di partenza. Che dice? Vediamo un po'. L'itinerario delle burrate. Oh, l'itinerario delle burrate. L'itinerario delle burrate. Avete lasciato la via degli dei da 200 metri. Benissimo, quindi dobbiamo andare di là? No, di là no. Va bene. Giustamente la presenza mi fa notare che siccome malgrado sono stato in trattoria e appena finito di mangiare ho detto burrate invece di burraie, le burrate sono quelle pugliesi che mi mangio in trattoria, invece parlavo delle burraie e mi è venuto burrate, c'entra un cazzo, però sempre di formaggio parliamo, insomma, quindi nelle burraie mettevano le burrate, ecco, facciamo così e ce la siamo scampata. Quindi proseguiamo a sto giro al sole, quindi siamo usciti un po' dal bosco per proseguire e ritrovare la strada che ci faccia risalire su al convento dove abbiamo lasciato la macchina. Ecco qui che siamo giunti a questa costruzione dove ci sono altre indicazioni, questo percorso che continua, parcheggio, eccolo qua, fornace Quirico, continuiamo su questo percorso, molto molto interessante, di là invece si va alla via delle idee, ma è un'altra roba, andiamo. Questo è la ghiacciaia. Guardate. Che bello. Vabbè.
qui c'è uno che si inerpica in su, però prima vediamo questa deve essere la o una burraia o una ghiacciavalle. Dalla vista sembra una burraia, sembra un trullo. No, c'è trullo, trullo. Guardiamo. E ora ovviamente laddove siamo scesi ci tocca riguadagnare l'altimetria, per cui l'altitudine. Quindi ora mi sa che la situazione si fa in salita. Quella è la ghiacciaia di Montesenario. Non so se si vede, eccola lì, la ghiacciaia. E riprendiamo il percorso a salire. Hop 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 hop! Effettivamente la salita è abbastanza ripida, ma è piccolina, per cui ci ritroviamo sul bosco che porta al convento. Guardate che bello, che meraviglia. E da qui si risale. Forza! Ho fatto un piccolo anello, così come l'avevamo previsto, solo che ora è tutto in salita. Ali morti. Ci è piaciuto scendere? E ora, in questi momenti, è su queste strade che si smaltisce la pappardella, vero? E qui, su ogni colonna, vedi, ci sono le stazioni della Via Crucis. Questa è la stazione 1, la profezia di Simone. La Via Crucis da Pappardella. Poi al prossimo, invece di trovare Simone e qualcun altro santo, troveremo un piatto di carciofi alla giudia, una bella quaglia al forno. Che scandalo! Si può fare trekking a Palla de Magnaia? Forza! Ecco, siamo arrivati alla fine della salita, dove abbiamo un cimitero che ora visiteremo. Dopodiché, invece di proseguire verso il convento, siccome non siamo ancora oddio, io volevo prendere. Volevo prendere sta strada, ma mi viene male. Aspetta, voglio del cimitero. Ecco che qui c'è la cappellina. E qui c'è il cimitero dei frati. Ecco qua, questo parco che ritorna. E di là, su quella strada lì, si risale verso il convento che è alle spalle di questo bosco. Ma noi decidiamo di proseguire e salire verso questo percorso che torna verso Polcanto. A che ora guardiamo bene sulla mappa, però, per capire se è percorribile, soprattutto se ci stiamo dentro con i tempi. A frappè! Qui, come vedete, la foresta è diventata molto fitta e c'è un'altra salita abbastanza ripida che ci sta riportando su. Abbiamo optato per non seguire il percorso alternativo che volevo fare, quello verso Polcanto, perché fino a Polcanto ci mettiamo un'altra ora e mezza, poi dobbiamo tornare e invece abbiamo i tempi ristretti, per cui ci tocca risalire verso il convento, cosa che stiamo facendo, anche se solo a vederla sta salita la pappardella mi sta penzolando dalle orecchie. È meno ripida, andiamo di qua. Ma tanto devi andare lassù. Non so, sempre
sempre bisogna farlo. Ce la posso fare. Guardate, guardate la presenza, come diventa aerodinamica nelle salite, si abbassa come motociclisti quando arrivano in volata finale. Ma anche io cerco di rendermi aerodinamico. Noi veniamo da laggiù. Non rende molto, ma vi assicuro che è ripida. Nulla rispetto ad altre passeggiate più impegnative che abbiamo fatto. Però, insomma, le altre passeggiate non avevamo magnato in trattoria come oggi. Forza! Ed ecco che siamo arrivati di là. Abbiamo concluso il nostro anello al parcheggio dove abbiamo lasciato la macchina. Per cui abbiamo fatto 4 km in tutto, partendo dal santuario di Montesenario, che ora vi faccio vedere salendo e tagliando di qui, lo vedete lì in fondo. Quindi praticamente Fiesole l'Olmo, seguite per Bivigliano, eccolo lì, lì è Montesenario, vedete? Siamo partiti da quel convento lì, ecco, per tornare. Ci ho fatto il giro del colle per tornare in qua. Ecco, vedete? 4 km, è una cosa abbastanza tranquilla che abbiamo fatto, abituati a fare di peggio. 27-30 km, 4 km diciamo che è una passeggiata per digerire. La macchina lì, quindi la propongo a tutti. Ora, appena a seguire, ci saranno tutti i link per farvi vedere il percorso e per farvi vedere se casomai lo volete seguire. Vi consiglio di scaricare Weeklock, che è un'applicazione che vi permette di seguire esattamente il percorso che abbiamo fatto senza sbagliare. Un'applicazione molto molto utile. Ciao ciao, alla prossima passeggiata. Clicca sul QR code e potrai scaricare direttamente il mio percorso, che potrai seguire con un'ottima applicazione che è Weeklock. E fin dal punto di partenza al punto d'arrivo ci sono i punti panoramici, le foto, insomma seguirai esattamente lo stesso percorso che abbiamo fatto noi, quindi in totale sicurezza perché già ci siamo passati. È un'applicazione molto intuitiva e molto utile, basta cliccare e seguite insieme a me. Grazie, ciao a tutti.